Eh, buongiorno, benvenuti. Eh, vi do il mio saluto. Io sono Mario Bonini, sono il dirigente scolastico dell'educandato statale agli Angeli. Ecco, sottolineo che la nostra scuola è una scuola di lunga tradizione perché è stata fondata nel 1812, però è una scuola statale che eh, ha al suo interno sia tutto il ciclo della primaria, quindi eh, quelle che una volta si chiamavano elementari e medie, e poi i corsi liceali. È una grande realtà scolastica all'interno della quale appunto c'è il percorso della primaria. Voi siete qui oggi per avere informazioni, per avere dati sulla nostra scuola. È una scuola eh, molto bella, molto positiva, che offre dei percorsi non solo curricolari ma anche extracurricolari estremamente interessanti. Vi preghiamo quindi di tenere conto che è una scuola eh, molto impegnativa anche in termini proprio di gestione del tempo, per cui dovete valutare bene se è adatta ai vostri figli e se i vostri figli possono trovare in questo ambiente un ambiente che li renda il più possibile sereni e di consenta loro di vivere con eh, soddisfazione il percorso eh, della primaria che è un percorso fondamentale perché si mettono le basi sia per le dimensioni relazionali e sociali ma anche della costruzione delle competenze, delle conoscenze e delle abilità che poi serviranno per il resto dell'esistenza. Come vedete sono così affiancato da, dalle insegnanti, dalle maestre che adesso vi daranno tutta una serie di informazioni utili. La prima persona che sentirete parlare dopo di me è la maestra Salzani Sivia, che è la referente della primaria e la persona che mi aiuta a coordinare questa eh, grande e bella realtà che fa parte dell'European Dato Statale Angeli. Io vi auguro veramente un buon percorso di informazione di conoscenza. E colgo l'occasione, visto che siamo ormai eh, alle porte delle vacanze, di augurarvi buon Natale, buone feste e la maggiore serenità possibile visto il periodo così complesso. Un'altra piccola raccomandazione è tenete d'occhio per le comunicazioni, il nostro sito, perché, eh, visto, eh, vista la situazione, è un canale importante per poter raccogliere dati per avere notizie anche dell'ultima ora che vi possono essere utili sulle varie procedure da eh, svolgere in questi, in questi mesi, in questo periodo. Grazie ancora della vostra attenzione e eh, a presto. Buona giornata. Buongiorno a tutti e benvenuti alla presentazione della scuola primaria Agli Angeli che quest'anno avviene in modalità a distanza. Le mie colleghe ed io faremo in modo anche con l'aiuto di una presentazione powerpoint e di visione di immagini di eh, illustrarvi le peculiarità e le principali caratteristiche della nostra scuola. Vi invitiamo comunque a visitare il nostro sito dove potete consultare il PTOF, cioè il piano dell'offerta formativa nel quale viene descritta la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che la scuola adotta nell'ambito della sua autonomia. Sul nostro sito trovate anche un tour virtuale della scuola e un video di presentazione eh, nella quale potete vedere delle immagini del nostro meraviglioso parco secolare e di alcuni locali della scuola e di attività che gli alunni svolgono durante le giornate scolastiche. Al termine della presentazione daremo spazio per le risposte alle vostre domande che potrete porre sulle chat. E comunque per ulteriori chiarimenti specifici ci potete contattare via mail. Ora iniziamo con la presentazione specifica. Allora, questo è il quadro orario settimanale delle lezioni che prevede un tempo scuola di 42 ore e mezza. Su richiesta dei genitori che hanno esigenze lavorative, la giornata di alcuni dei nostri alunni inizia alle ore 7.15, con l'accoglienza del prescuola. Alle 8 iniziano le lezioni curricolari. Alle ore 10 i bambini hanno una pausa ricreativa, durante la quale consumano la merenda e solitamente si recano a giocare in parco, tempo permettendo. Verso le 10.30 riprendono le lezioni fino alle ore 12. Successivamente è prevista la pausa pranzo, in mensa, e i bambini, accompagnati dall'educatrice, consumano il pasto cucinato dai nostri cuochi nella nostra cucina interna all'istituto. Dopo pranzo, fino alle ore 13.30, trascorrono la ricreazione nel parco. Durante il pomeriggio, fino alle ore 16.30, si svolgono attività curricolari di consolidamento, laboratori o lezioni con insegnante madrelingua, sempre in compresenza con l'educatrice di classe dalle 16:30 alle 17 è prevista l'uscita. Dalle 16:30 alle 18 all'interno del nostro istituto si svolgono anche numerose proposte extrascolastiche, come attività sportive, teatrali, coreutiche, laboratori artistici ed informatici. Ogni anno sono proposte diverse e quelle che sono attualmente stanno frequentando i nostri alunni sono visibili anche dal nostro PTOF. Ecco, ovviamente noi consigliamo che i bambini frequentino un'attività di queste, soprattutto in prima, ecco, non di più, perché i bambini alle 16.30 al termine della giornata scolastica eh, sono anche molto stanchi. Quindi un'attività può essere un, sicuramente un fattore positivo. Ecco, qui in questa tabella vedete il monte ore delle discipline curricolari che potrete poi visionare nel dettaglio anche sul PTOF. Eh, come vedete, sono eh, 29 ore eh, settimanali di attività curricolari. Eh, gli asterischi che vedete eh, indicano le lezioni con insegnante madrelingua, eh, delle quali poi parlerà in maniera dettagliata l'insegnante Baltieri. Questa slide eh, vedete appunto eh, la, specificata la risorsa dell'educatrice di classe e quindi lascio la parola all'educatrice Ferro Carmen che vi spiegherà nel dettaglio. Buongiorno a tutti, sono Ferro Carmen, educatrice nel settore della scuola primaria agli angeli. Come appunto potete leggere dalla slide in corso, l'educatrice della scuola primaria è una figura di riferimento costante, in quanto trascorre tantissimo tempo con i nostri piccoli alunni, condividendo con loro diversi e importanti momenti della vita scolastica. Gli educatori sono infatti presenti in mensa, prestando particolare attenzione e cura al momento del pranzo. E accompagnano i bambini nella pausa ricreativa nel giardino della scuola. Durante il pomeriggio, le educatrici lavorano in compresenza con le insegnanti o, gli, o con gli specialisti di madrelingua inglese. In altre unità orarie, si occupano del consolidamento e del rinforzo delle diverse attività didattiche presentate al mattino o durante la settimana dalle insegnanti. L'educatrice di classe lavora sempre con il proprio team insegnanti con grande sinergia, collaborando insieme al perseguimento degli stessi obiettivi educativi didattici. Allora, questi sono i titoli dei progetti che noi chiamiamo fondativi. Allora, sono Ruler, Libri che Passione continuità, certificazioni in inglese, ci riesco anch'io, yoga e psicomotricità. Allora noi chiamiamo questi progetti fondativi in quanto proseguono con successo da alcuni anni e ci permettono di arricchire e di integrare la nostra proposta didattico-educativa. Consentono ai nostri alunni di vivere esperienze significative e coinvolgenti e tutte le attività che avvengono proposte hanno come finalità il benessere dei nostri piccoli. Facciamo in modo che vivano le loro giornate scolastiche molto intense e impegnative in un ambiente sereno e positivo e stimolante. Ora eh, diamo una carrellata eh, appunto per quanto riguarda questi progetti. Do la parola all'insegnante Elena Baltieri che vi parlerà del progetto RULER. Buongiorno, sono Elena Baltieri, referente del progetto RULER e eh, potenziamento di lingua inglese. RULER è un metodo di educazione emozionale al quale teniamo particolarmente. Infatti sappiamo che le, le emozioni impattano ogni situazione della nostra vita e quindi è particolarmente importante tenerne conto nella vita scolastica. Il progetto nasce negli Stati Uniti presso l'Università di Yale. E viene promosso qui in Italia da uno spin-off dell'Università di Firenze che si chiama Perlab, col quale noi ci siamo formate negli anni e continuiamo a formarci. RULER è un acronimo e si riferisce alle cinque abilità chiave dell'intelligenza emotiva che noi sviluppiamo nei nostri bambini. Imparare a riconoscere, a comprendere, a dare un nome, ad esprimere e a gestire le emozioni. Tutto questo chiaramente ha una ricaduta positiva sul clima scolastico e quindi anche sugli apprendimenti. Questi sono momenti di formazione di noi insegnanti con le psicologhe dell'Università di Firenze. Eccoci. Un altro progetto fondativo è il potenziamento linguistico. Da quattro anni la nostra scuola è stata riconosciuta Cambridge International School, e questo ha portato ad un potenziamento della lingua inglese su tutte e tre le nostre sezioni, dalla prima alla quinta. Alle ore di inglese curricolari, due in prima e seconda, tre in terza, quarta e quinta si aggiungono due ore di inglese potenziato con insegnante madrelingua altamente qualificata e inoltre un pacchetto di 20 ore di scienze in inglese secondo la modalità CLIL. <coughs> Questi sono quindi gli asterischi che avete visto prima nel prospetto orario. Inoltre in questa slide vedete che a partire dalla quarta i nostri alunni accedono ai primi esami di certificazione Cambridge Young Learners, Starters per le quarte e Movers per le quinte. Inoltre, ogni anno, i bambini assistono ad uno spettacolo in lingua inglese da parte della compagnia Bell Beyond, specializzata in teatro didattico interattivo. Si tratta di esperienze molto coinvolgenti e divertenti. Passo ora la parola alla mia collega Stefania Palozzo. Buongiorno, sono l'insegnante Stefania Palozzo, referente del progetto Ci riesco anch'io. Il progetto si rivolge alle classi prime e seconde. Gli obiettivi sono identificare precocemente le difficoltà di apprendimento e potenziare negli alunni le abilità funzionali all'apprendimento della lettura e della scrittura. Le insegnanti di classe somministreranno le prove nei mesi di gennaio e maggio. Per gli alunni che presenteranno qualche fragilità è prevista la ricerca di materiale su misura. È un laboratorio esperienziale che faciliti l'acquisizione della lettura e della scrittura, potenziando le abilità metafonologiche, linguistiche e attentive. Lo scopo è incrementare l'autostima e la motivazione per l'apprendimento da parte degli alunni e ridurre il disagio. Fondamentale in ogni fase del progetto è la collaborazione con le famiglie e lo scambio continuo di informazioni. Il progetto sarà realizzato con la supervisione di una specialista. Ed ora lascio la parola alla collega Glenda Raffagnini. Buongiorno, sono l'insegnante Raffagnini Glenda. Eh, vi presento il progetto eh, Libri che Passione. Allora, il progetto cerca di incentivare negli studenti l'interesse alla lettura. A tal fine, nella nostra scuola promuoviamo diverse iniziative come la settimana della lettura con Libriamoci a Scuola, progetto del Ministero dell'Istruzione. In questa settimana, la scuola attiva laboratori di lettura animata nel parco, staffette e maratone di lettura con libri che toccano argomenti particolari. Altra iniziativa è la settimana della mostra del libro. In collaborazione con alcune librerie della città, i ragazzi hanno l'occasione di incontrare gli autori dei loro libri preferiti, porre loro domande e scoprire i segreti per diventare uno scrittore di libri di narrativa per ragazzi. Inoltre, nel nostro bellissimo parco sono state installate due casette di legno che contengono libri che i bambini durante le pause di ricreazione possono leggere e condividere con i compagni, favorendo così la socializzazione. Bene, ora passo la parola alla collega Dal Bosco Chiara. Buongiorno, sono Chiara Dal Bosco, referente continuità della scuola primaria. Allora, come vedete dalla slide, il, progetto, il grande progetto Continuità si suddivide in tre parti. Il eh, Progetto tra scuola dell'infanzia e scuola primaria, poi scuola primaria e scuola secondaria di primo grado e poi il progetto Piccoli e Grandi Lettori. Partiamo dal primo. Questo progetto propone degli incontri tra gli alunni della scuola primaria classi prime e scuola dell'infanzia per facilitare il passaggio tra i due ordini di scuola. Durante questi incontri che di solito si svolgono in primavera, i bambini dell'infanzia condividono delle semplici attività ludico-didattiche con i nostri bimbi delle classi prime. Ecco qui vedete un'immagine di un'attività svolta negli anni scorsi. Se ciò quest'anno non sarà possibile per il prolungarsi dell'emergenza sanitaria, si provvederà a ad inviare alle famiglie il video di un semplice racconto per favorire l'accoglienza dei bambini durante i primi giorni di scuola a settembre. Poi passiamo al secondo progetto che riguarda scuola primaria e scuola secondaria di primo grado. Questo progetto coinvolge contemporaneamente alunni ed insegnanti delle classi quinte della scuola primaria e classi prime della scuola media e favorisce un approccio interdisciplinare, in quanto sono coinvolte diverse discipline come lingue straniere, inglese, spagnolo, tedesco. Musica, storia, scienze motorie e informatica. Come vedete in questa slide, informatica per sviluppare il pensiero computazionale. Infine, l'ultimo progetto, che è molto amato dai nostri bambini di prima e quinta, piccoli e grandi lettori. Questo progetto prevede, fin dai primi giorni di scuola, degli incontri tra gli alunni di prima e quinta per condividere attraverso la metodologia del tutoraggio la lettura di semplici racconti seguiti da attività artistiche per promuovere il piacere alla lettura. Come vedete da questa immagine, eh, questi incontri eh, preferiamo proprio farli nel nostro bellissimo parco. Abbiamo visto con, negli anni che queste esperienze di aiuto e supporto reciproco favoriscono un inserimento più sereno nel nuovo ambiente scolastico per i bambini di prima. Grazie, ora passo la parola all'insegnante all Sara Calabrese. Buongiorno a tutti, sono la maestra Sara Calabrese, referente di Motoria. La nostra scuola è molto attenta al benessere eh, psicofisico dei nostri bambini. Per questo motivo, già da alcuni anni, organizziamo lezioni di yoga e psicomotricità, attività che mirano all'acquisizione di importanti abilità, quali la percezione del proprio corpo, la capacità di concentrazione, la condivisione delle regole, lo sviluppo armonico del corpo e della mente. Queste attività vengono svolte durante le ore curricolari da personale esperto e certificato in collaborazione con i docenti. E quando c'è bel tempo, chiaramente utilizziamo lo spazio del nostro parco. Qui vedete delle immagini di attività che vengono svolte. Appunto in giardino, che sono attività sia ricreative sia laboratoriali ma anche didattiche. E quindi anche sui tavoli posti all'esterno vengono eh, i nostri alunni hanno la possibilità di svolgere attività. Ecco, questo è un anfiteatro esterno in cui i bambini ascoltano delle letture delle storie dell'insegnante. Ecco, allora. Per quanto riguarda le iscrizioni alla, alla nostra scuola, eh, dal 19 dicembre, quindi da oggi, è possibile eh, la registrazione sul portale del Ministero, quindi www.iscrizioni.istruzione.it, e questa registrazione dà delle credenziali che poi sono necessarie per compilare la domanda online. L'apertura delle domande sarà alle 8 del 4 gennaio e terminerà alle 20 del 25 gennaio. Tutte le informazioni per quanto riguarda le iscrizioni le potete trovare nel box iscrizioni sul nostro sito www.educandatoangeli.edu.it. Ecco, lì proprio nel nella settore iscrizioni troverete anche tutti i criteri di ammissione alla nostra scuola in caso di esubero di domande. E sempre su questa box iscrizioni troverete anche le FAC e ci sono appunto delle risposte a domande frequenti. E speriamo insomma, che siano esaustive. Comunque potete casomai mandare un, una mail a referente appunto, primaria chioccioleeducantoangeli.edu.it e noi risponderemo al primo possibile. Diamo lo spazio ora le, a domande se sono arrivate delle domande sulla chat. Un attimo di pazienza. Allora, i pro, eh, la signora chiede se i progetti fanno parte dell'attività curricolare. Certamente sono un'integrazione a tutte le attività curricolari, quindi vengono svolte nell'arco della giornata scolastica, quindi eh, sia al mattino che al pomeriggio, sono un'integrazione di tutte le attività curricolari e didattiche educative che noi presentiamo. Un'integrazione, ma vengono svolte durante le attività. Attendiamo se ci sono altre domande. Ci sono altre domande? Allora concludiamo. Va bene, allora noi vi ringraziamo per l'attenzione, concludiamo il collegamento e diamo spazio anche alla scuola secondaria di primo grado che ci seguirà. Buona giornata a tutti, buone vacanze, buone feste. Arrivederci. Arrivederci. 对，就是。